quindi arrivano le prime anticipazioni sulle possibilità di questa nuova riforma, quella di cui abbiamo parlato all'interno di questo canale in precedenti video, dove vi tracciavo quello che era lo scenario del saldo e stralcio delle cartelle dal 2000 al 2010, dove abbiamo parlato di possibilità di rottamazione, delle sospensioni, le sospensioni delle cartelle, dei pagamenti, delle notifiche, e all'interno di questo canale vi avevo illustrato questa possibilità concreta dal mio punto di vista molto importante. Il sistema della riscossione dei tributi, la riscossione fatta dall'Agenzia di Entrate e Riscossione, per intenderci l'ex Equitalia, per conto dell'INPS, per conto dell'Agenzia delle Entrate se non hai pagato IRPEF, IRES, IVA, è un argomento che la politica e soprattutto questo governo deve affrontare. È l'ipotesi di un discarico automatico, e adesso vi spiego in parole povere cosa intendo, di tutta questa montagna di cartelle che vi avevo illustrato, bene, si sta facendo strada nella riforma. L'ipotesi che sta girando in questi giorni è che al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, le quote non riscosse, le cartelle non riscosse affidate all'Agenzia delle Entrate Riscossione a decorrere da una certa data sono automaticamente discaricate. Parliamo in parole semplici, così ci capiamo. Una cartella che è arrivata nel 2016 ad oggi ha 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Al 31/12/2021 ha fatto 5 anni. Se dovesse passare questa riforma nel 2022, se l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, l'ex Equitalia, non è riuscita ad incassare nulla da te, potrebbe, per questa riforma, decidere di rimandare al mittente il tributo da riscuotere. Il che vorrebbe dire che la cartella non esiste più. Una cartella, vi faccio un altro esempio, che è arrivata nel 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, al 31 dicembre 2020, il giorno dopo non può essere più recuperata da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Questo potrebbe accadere quando? Quando l'ente creditore, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, dovesse aver attivato tutte le attività, quindi un pignoramento del conto corrente, un pignoramento presso terzi, un pignoramento immobiliare, e non è riuscita a portare a casa nulla. Poi spetterà all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, all'INEI, alla Camera di Commercio, alla Polizia Municipale, insomma, all'ente creditore, che è colui che ha dato all'Agenzia delle Entrate la riscossione e gli ha detto vai a recuperare questo credito perché non mi ha pagato, l'ente creditore potrà decidere se ne vale la pena, sulla base delle condizioni economiche, patrimoniali del debitore, se continuare a prendere l'incarico e restituire, ridarlo indietro all'Agenzia di Entrate e Riscossione per ricominciare di nuovo un'altra fila. Questo è in breve quelle che sono le anticipazioni che posso riportarvi su quelle che sono le linee del governo su questa riforma e che stanno iniziando a girare tra gli addetti ai lavori. Staremo a vedere, gli aggiornamenti te li darò come al solito all'interno di questo canale. Ci vediamo al prossimo video.